tornando alla parola all'assessore. Maurizio Albergoni, secondo obiettivo raggiunto, questa sera ha consegnato il denaro per la seconda borsa di studio, però siete già al lavoro per la terza. Sì, diciamo così, questa serata, abbiamo iniziato questa serata di questi 4 giorni per cercare di raccogliere fondi, adesso per iniziare la terza borsa di studio. Diciamo così, è un nostro obiettivo del 2018-2019, sperando di arrivare ancora una volta a questo obiettivo dopo 2 anni di fila che abbiamo raccolto i fondi per queste borse di studio. Diciamo così, questa sera è la prima serata, infatti abbiamo come ospiti la banda del complesso umanistico di Pradalunga, che ci ha fornito, oltre che a donatori, eccetera, eccetera, anche un futuro, proprio una persona che ha donato effettivamente il midollo osseo, è per quello che abbiamo avuto questa lavanda. E diciamo così, è partita bene anche se fa freddo, cioè, non c'è tanta gente, però anche se fa freddo cerchiamo di far capire l'importanza con questi messaggi, con questi 4 giorni, far capire cosa effettivamente è la donazione midollo osseo. Quindi state con noi, ci sono manifestazioni per i giovani, meno giovani, eccetera, eccetera, in modo tale far capire insieme che cosa vuol dire poi arrivare a una borsa di studio effettivamente, ma anche a capire come funziona poi tutto il discorso della donazione midollo osseo. Continua poi naturalmente tutta l'attività di ricerca di potenziali donatori. Esatto, quest'anno finiamo, fra virgolette, la Val Seriana e poi inizieremo a giugno a fare la Val Cavallina. Difatti il 2 giugno saremo a Monasterolo, il 9 giugno saremo a Endine e così via tutti gli altri paesi della Val Cavallina. Quindi per 3 anni saremo in Val Cavallina. Io spero che di ricevere... diciamo così, far capire ai giovani della Val Cavallina che cosa vuol dire a essere futuri donatori, e sperando che qualcuno doni il midollo osseo, come è già successo fin d'ora da noi. Come verranno utilizzati questi soldi che vi ha messo a disposizione l'associazione Federica Albergoni Onlus? Verranno utilizzati per pagare una borsa di studio a un biologo laureato in biologia che lavorerà presso il mio laboratorio, che è il laboratorio di immunogenetica dell'ospedale Papa Giovanni, dove vengono fatte le tipizzazioni dei futuri donatori di midollo. Ecco, spieghiamo che cos'è una tipizzazione, come lavorate nel vostro laboratorio. La tipizzazione è un esame molto particolare che serve per caratterizzare le cellule staminali di una persona. Solo quando la tipizzazione HLA del paziente è identica a quella del donatore, un donatore può donare le sue cellule staminali ai fini di un trapianto per una persona malata di leucemia o di altre patologie del sangue. Come avviene questa tipizzazione? Noi riusciamo dal sangue a estrarre il DNA della persona e poi tramite delle tecniche di biologia molecolare, proprio andiamo a sequenziare il DNA base azotata per base azotata, riusciamo a effettuare questo esame che ha l'unico e solo scopo di caratterizzare il nostro midollo. Viene poi inserito in una banca dati che è collegata a livello internazionale e se nel mondo c'è un paziente che risulta identico al nostro donatore, questo viene chiamato, vengono fatti una serie di esami per accertare la sua idoneità, dopodiché può fare la donazione. Parliamo anche di numeri, quanti sono i tipizzati in provincia di Bergamo? In provincia di Bergamo siamo a quota circa 13.500. L'associazione Federica Albergoni ne ha tipizzati 1.000 di questi 13.500. Siamo uno dei centri donatori più grandi d'Italia e serviamo una ematologia all'interno sempre del Papa Giovanni, che è uno dei più grandi centri trapianti in Italia per quanto riguarda proprio il trapianto di midollo osseo. Abbiamo circa 150 donatori bergamaschi che hanno donato per pazienti di tutto il mondo.